Allora, siamo qui col grande Gabriel Infinity, un capo PR, una persona che organizza un sacco di eventi. Parlami di te, Gabriel. Ah, diciamo che la movida di Milano è morta, perché non è più la movida di una volta, però noi siamo in grado di portarla sempre viva in tutti i locali di Milano. Questo lo facciamo da tanti anni. E in passato comunque si trovavano dei bei eventi nei locali di Milano, comunque c'era qualcosa di positivo, solo che poi negli ultimi anni comunque la movida è un po' morta. Noi fortunatamente siamo riusciti ad inventarci degli eventi su tutti i locali di Milano che ci portano comunque ad avere un successo e a tenere comunque viva la movida milanese. Niente, io sono un piere della movida milanese, mi chiamo Gabriele, il mio nome d'arte è Gabri Infinity. Ho costruito un gruppo su Milano che è il gruppo Infinity e niente, ho avuto una soddisfazione perché in questo gruppo ho messo i miei amici dentro, che a loro volta hanno portato i loro amici e abbiamo organizzato le più belle feste su Milano. Questo ci ha portato comunque ad avere un gran successo, perché comunque ci divertiamo tra amici, riempiamo i locali, ci divertiamo, inventiamo, creiamo. E quindi è una grande soddisfazione questa qua. Quindi Gabri, però ci dovresti invitare anche a noi. Poi soprattutto dammi il modo per trovarti, il tuo sito Facebook, internet, la tua email, quello che vuoi. Sì, allora su Facebook mi trovate come Gabriele Orazio Leonardi, in arte Gabri Infinity. C'è pure un gruppo costruito da 13 anni a questa parte, che è l'Insta Gabri Infinity, dove ho 7500 contatti, quindi un gran successo. La gente che rimane dentro e che non si cancella vuol dire che crede in questo gruppo. Bellissimo, ti aspetto e spero presto presto magari che ci chiami, così ti facciamo qualche intervista in qualche altro locale. Senz'altro sarete invitati nei migliori locali di Milano, sarete i miei ospiti, ma non per pubblicità, sarete i miei ospiti per creare sempre di più e far vedere comunque alla gente che noi portiamo la realtà nei locali. Quindi portiamo le immagini, perché la gente vive di immagini, vive di televisione, e noi portiamo questo in una delle città migliori d'Italia, Milano. Anche una delle più complicate però. Esatto, però noi riusciamo ad evitare questo. Bravo. Grazie. Ci sentiamo prestissimo. Saluta.